avrebbe attuato atteggiamenti equivoci nei confronti di una bambina di 12 anni dopo averle venduto un giocattolo. Gli agenti del commissariato di Ostuni, con tutte le cautele del caso, hanno raccolto la denuncia dei genitori della bambina di 12 anni, una coppia di turisti, lui italiano, lei belga, che stavano trascorrendo le vacanze a Francavilla Fontana presso l'abitazione dei nonni e che hanno appunto raccontato l'episodio ai rappresentanti delle forze dell'ordine, coordinati dal vicequestore Francesco Angiuli, che hanno identificato il venditore ambulante di origini asiatiche additato come molestatore dalla coppia di genitori. L'episodio si sarebbe verificato nel cuore della città di Ostuni, in Piazza Italia, durante una solita serata estiva. Seguendo le indicazioni della coppia, i poliziotti sono riusciti ad identificare e bloccare l'ambulante condotto in commissariato per gli accertamenti del caso. Le forze dell'ordine hanno poi raccolto le testimonianze dei presenti al momento dell'episodio, e cioè quando l'uomo avrebbe venduto il giocattolo alla bambina, glielo avrebbe consegnato e in quel momento avrebbe attuato questi atteggiamenti equivoci. Gli agenti hanno effettuato anche una serie di accertamenti tecnici finalizzati a confermare con esattezza la dinamica dei fatti. Di sicuro ausilio saranno le immagini riprese dalle numerose telecamere presenti in zona. Un'informativa sull'accaduto è stata comunque inoltrata al pubblico ministero di turno del Tribunale di Brindisi, Antonio Costantini.